l'ente ha concluso l'iter di attivazione della convenzione. Se sono già in uso servizi di posta elettronica, prima di cominciare a fruire dei servizi convenzionati, potrebbe esserci la necessità di una migrazione dei dati. Cosa significa? Per garantire l'utilizzo dei servizi di posta elettronica convenzionati in continuità con quelli preesistenti e senza perdita di dati, Aruba ha predisposto all'interno del progetto esecutivo un piano di migrazione specifico per l'ente. Questo documento definisce la pianificazione temporale dell'intervento di migrazione, con una durata massima di 4 mesi, in modo da ridurre al minimo eventuali disservizi durante l'orario di lavoro. La migrazione è a totale carico di Aruba. L'amministrazione dovrà semplicemente fornire i dati necessari al completamento dell'attività. A tal fine, Aruba ha predisposto un pannello di migrazione che la pubblica amministrazione potrà utilizzare per caricare i dati richiesti. Come avviene il trasferimento di questi dati? Una volta caricati i dati, prenderà il via il processo di migrazione che, in base a quanto previsto nel progetto esecutivo, potrà avvenire in una delle seguenti modalità. Migrazione tramite IMAP Sync, che permette una sincronizzazione progressiva del contenuto della casella originaria con quella di destinazione. Migrazione tramite Upload, che permette l'importazione di file precedentemente esportati dal sistema originario. Migrazione tramite supporto fisico, che avviene con un invio da parte dell'amministrazione ad Aruba di tutti i dati estratti dal sistema di posta originario. Vuoi sapere di più sui processi di migrazione? Vai al prossimo video!